Gigi D'Alessio a Verissimo chiarisce qual è il rapporto attuale con Anna Tatangelo. Gigi D'Alessio parla anche di Anna Tatangelo nell'intervista a Verissimo on onda sabato 27 gennaio dalle 16 canale 5. Gigi D'Alessio parla di Anna Tatangelo a Verissimo. Ai microfoni del talk show di Canale 5 il cantante napoletano confida, con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale. E poi, in tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica, stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti. Gigi D'Alessio, crisi con Anna Tatangelo? Stiamo bene, stare distanti fa bene all'amore. A Silvia Toffanin, che lo incalza chiedendogli se ci sia stata una crisi, risponde, stiamo bene. La verità è che a volte stare un po' distanti fa bene all'amore. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo da tempo lontani, la ricostruzione della separazione. Da tempo non compaiono foto o video della coppia. I due hanno trascorso lontani il Natale e il Capodanno così come la cantante ha festeggiato il suo 31° compleanno solo con il figlio Andrea. A luglio 2017 i due diffusero il seguente comunicato, la nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità. Ma lui a novembre disse in un'intervista, la verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo ciette. Le hanno attribuito 10 storie diverse in una settimana, figuriamoci, Anna è una ragazza seria. I due si sono conosciuti 21 anni fa. In occasione di un festival di Sanremo, quando la Tatangelo aveva solamente 16 anni, hanno iniziato a convivere nel 2006 e hanno un figlio di 8 anni.